Cari amici, benvenuti in una nuova puntata con il Minecraft. Sono passata subito ai saluti. Sì. Ecco. Dai, andiamo avanti che qui si sta facendo. Iniziamo a farvi vedere qualche piccola differenza, esatto. Abbiamo deciso di togliervi un pezzo leggermente noioso. Leggermente dire una cosa stupida. Perché abbiamo pensato che questa volta era davvero evitabile per voi. Perché qui manca... Ah, ecco. Carino, manca un pezzo di scala nel soffitto. Che cenero. Allora, intanto, abbiamo sistemato i chest, abbiamo migliorato delle cose che mancavano, abbiamo fatto un po' di migliorie. Prendiamoci alcune cose che vi vogliamo... No, non qui. Che vi vogliamo mostrare alcune piccole, ma speriamo interessanti, differenze che abbiamo fatto. Innanzitutto, il tetto è già da un po' che è così, però non mi ricordo se vi avevo detto che l'avevamo fatto. Comunque, se non l'avete visto... Secondo me gliel'abbiamo detto almeno 18 volte. Se non l'avevate visto, abbiamo fatto il tetto così. Quindi abbiamo messo delle scale anche sotto, in modo da farle più carine. Più o meno... l'avevi già detto, amore, si vedeva anche il coso nero nel mezzo, ecco. Come fosse nella realtà e bla bla bla. Va bene, non me lo ricorderò. È da tanto che non lo guardiamo, quindi... Perché guardare il tetto? Quando uno dorme non guarda mai il tetto, giusto? No, ecco. E quindi più o meno l'effetto è come questo delle scale. Vuoi un po' di pane? No, ce l'ho. Vuoi un po' di pane? No, grazie, ce l'ho. E adesso? No. E ora? No. Adesso però sì. Nemmeno. Ora però? Ho cambiato giusto qual colore per questa pianta. La domanda è questa, a voi piace di più questo colore, ovvero quello della birch maledetta, oppure quello della oak, quello normale, la quercia? A me piace di più questo, chi aveva messo gli altri ovviamente per rompere, ma vedete un po'. Giusto per fare la cosa carina, quasi quasi, già che ci siamo, ormai è inutile lasciare cose asimmetriche troppo a lungo, quindi faremo anche qui un bel tavolino, perché no, dai, un bel tavolino fa sempre piacere a tutti. Uno e due. Perché Elle non si accontenta di mangiare in un solo tavolo, secondo, vuole cambiare tavolo. Per migliorare la veduta. Sta diventando notte, va bene. Io dato che non voglio che ci vengano a bussare alla porta a quest'ora, notta. Perché... Chi è? Sono il lupo mangia frutta. Ecco, lo zombie mangia frutta. Dai, mangia anche la frutta. Vieni a dormire. Ma noi non sembriamo dei cetrioli, perché ci rompono le scatole? Nanna. Allora, buonanotte. Missione di oggi, oltre a farvi vedere le minchiate che abbiamo costruito, è andare in miniera. Sì, abbiamo deciso di andare in miniera. Allora, fortunatamente mi sono fatto un pochino di nuovi strumenti dopo che avevo usato quasi tutto, perdendo quasi tutto il ferro per andare nel Nether. Perché il nostro L, che è disordinato come un capretto di pianura, fortunatamente ci avevo quasi alla fine una cinquantina abbondante di pezzi di ferro nelle fornaci. Esatto, non l'avevo tolto. Non l'aveva mai tolto. Secondo me c'è ancora lo zombie pigman qui, che prima era qui sparito, avevi già fatto dei bookshelf, quasi quasi facciamo capire, iniziamo a piazzarli. Allora, intanto questo è, quando abbiamo fatto grandi migliorie, questo è il nuovo piano seminterrato con mille quadri che ha messo Kiria per rovinare tutto. Basta. Qui abbiamo le nostre cose fatte a creeper giusto per migliorare, abbiamo lasciato quello di sbarretta nera e Sidnea di stone per fare, anche poi... perché non avevamo più sandstone e non avevamo più qua di cercarla. Ecco, e siamo andati nel Nether a distruggere un paio di portali per avere un po' di ossidiana per fare questo. Ecco fatto. Mi piace. Quindi abbiamo questa specie di posto per farci le pozioni. Abbiamo qua un po' claustrofobico e un po' gotico. E vabbè, ma... carino. Abbiamo questo per fare il calderone, abbiamo questo per fare le pozioni. Per fare il bagno. E ho messo qui gli ingredienti e le pozioni che abbiamo fatto. Questo così almeno per dire, perché è una cosa fatta così, cioè molto stupida. Alla fine questa che cosa vi dovrebbe ricordare? Una specie di posto fatto a librerie per fare... in modo che il tavolo degli incantamenti funzioni al massimo. Quindi noi vorremmo infatti fare da questo lato, almeno con quelli che abbiamo, una cosa del genere. Vediamo se riusciamo, perché non ne sono sicuro non che basti. Non rovinare le mie librerie, perché sennò mi incavolo. No. Ho dovuto ammazzare... bene, perfetto. L'avevi fatto... Ecco, sì. Ecco, sì, qui in mezzo... Sì, secondo però ce lo vabbè, qui in mezzo ci andrà ovviamente, ora ci metto il giusto questo. Il tavolo degli incantesimi. Come si crafta il tavolo degli incantesimi? Con due diamanti. Due diamanti, quattro ossidiana. E che ce ne abbiamo ancora... Due.
No, abbiamo ancora 12 pezzi. Veramente? Sì, sì, abbiamo distrutto quei tre portali. Davvero? Sì. Poi abbiamo il libro, ce l'hai, eccetera. Magari dovresti... Il libro non ce l'ho, lo devo fare. Ah, il libro ce l'abbiamo, l'ho visto che ce n'hai ancora. Non me lo ricordo. Cerca di fare qualche altra biblioteca qui, che poi dobbiamo fare un secondo piano. Ok. Quindi, in poche parole, quando uno arriverà qui, si vedrà da un lato questa zona per l'ossidiana e dall'altro quello per l'incantamento. Quindi uno passa da fare le pozioni a fare gli incantesimi. Ho giusto un posto buchi. Tutto... Vuoi fare già il libro degli incantesimi o non te ne batte nulla? Ma uno dallo che lo faccio io, dai. D'accordo, allora vuoi un libro? Dammi un libro. Sai leggere? No. Ma allora te ne do uno solo illustrato. Ecco, i diamanti te li prendi da te, sì, l'ossidiana sì. Non so dov'è. L'ossidiana l'ho messa dall'altro lato, due diamanti. Perché il lavoro sporco l'ha fatto L, io figurati se vado a scavare l'ossidiana, non ci penso nemmeno. E quattro di questa. Io sono andata a spengere il fuoco! Sì, abbiamo spento un po' di fuoco, perché una delle prossime volte vogliamo andare a prendere del netherbrick e per fare... siamo stupidi di fare la fine dei pork chop. Il piano sotto. C'è andata bene stavolta nel nether. Non vi abbiamo mostrato che stavolta non è successo niente di importante. Ma se lo distruggi... Enchantment table. Non lo so, noi non lo distruggeremo. Lo metterò subito giusto in modo da non dover distruggere nulla, va bene? Mm. Ok. Va lì al posto di quello ossidiano. Sì, se non mi vieni addosso magari... L'anguria è un ottimo mezzo di distruzione del legno. È perfetta. Eccolo qua. Ta-da-da-da-da-da. Sta assorbendo. Assorbe lo stesso, ovviamente con un secondo livello sarà perfetto. Giusto per provare, vediamo, mettici la spada. Già roba di livello 3. Muovendo in continuazione è praticamente inutile. Io sto a livello 2. Anch'io. Che carini. Mangiamo. Adesso, ora che l'ho usata e sa un pochino di trucioli di legno, è più buona l'anguria. C'è ancora il pigman. Vediamo. Sapete che l'abbiamo ritrovato prima? È morto. No, è sparito. Ogni tanto passa dai portali. L'abbiamo rivisto prima. Guarda, sei qui fuori. Dai un'occhiata. Ok. Magari si è trovato con i suoi amici maiali. Ah! Occhio, no! T'ha distrutto il portale, sì, sicuro. Sì, ma ha distrutto anche... No, è tornato. Ah, te l'avevi acceso. Via, scappa! Vai! Dai che stai morendo, non perdere tutto. Dai. No, ce la potrei fare. Chi ce l'ha fatta? Scusate questa stupidità. Ma ha colpito un cavolo di cavolo lì. Ma com'è possibile sia morta? Sono morta a casa? Sei morta a casa, divertente. Vabbè, meglio morire a casa. Ma com'è che sono preso fuoco? Sono riuscito a bruciare mentre tornavo? Là, ecco fatto. No, questo ho sbagliato. La mia roba è rimasta qui davanti alla porta e qui anche il mio livello 2 è diventato un livello 0. Vedi, appena vedi tu, livello 2, va? E poi su. No, sono meno che a livello 2 adesso, sono a livello mezzo, poco più. Vista così, questa scala, guardate la differenza. Secondo noi è molto più solida, sembra molto più bella. Sì, guarda, niente quando ci cammini, poi quindi, tanto invece fa toc. Miglioriamola. Secondo noi le scale di questo tipo, l'unica cosa utile che potrebbe avere mentre al contrario è quasi questo alla fine, che perlomeno, per quanto che non sia bellissima, almeno sembra più resistente. Ti faccio le librerie? Grazie, me ne servirebbe 15. 15? Ma che stai scrivendo? Io ho solo 12 libri. E vabbè, tu vedi cosa riesci a fare. Ma il giusto. Poi li ricrafti. Il giusto. Vabbè, intanto vedi cosa vabbè, viene. Vabbè, intanto dai. Fai qualcosa, che sono qui a annoiarmi. Quindi, annoiati, non vedo l'ora di vederti annoiare per il resto della giornata. Te ne faccio 4 librerie al massimo. E fammene 4. Ok, questo... Abbiamo delle canne per fumare? No, intendevo, abbiamo delle canne da zucchero da spalmare? Non lo so. Per spalmare intendo da usare per farci le pagine dei libri? Non lo so. Sai niente. Tu pensaci, io faccio dell'altro. Dunque, non penso. Speriamo vi piaccia più o meno come sta venendo la casa. Stiamo facendo pezzo pezzo. Speriamo bene che la troviate carina, interessante. E che veniate tutti a vivere insieme a noi. Perché sì, insomma... voi nel seminterrato, noi nell'attico. questo è chiaro. Ok, dai, sta prendendo piano piano forma anche la nostra libreria. Speriamo vi piaccia. Bene, io direi. Che testa di vuota che sei. Io direi che ora ci prepariamo le ultime cose. Miniera, Quindi mi prendo un po' di picconi aggiuntivi, prendi qualcuno anche tu. Andiamo a crepar coi creeper che ci butteranno giù a sassate. Tu. Ma l'hai fatta questa roba qui? Sì. Quasi faccio ancora qualche... L'arco portatelo te, io non sì, ho frecce. Ce l'ho. Tu c'hai le frecce. Certo. 1, 2, 3, 6. Bene, scusate, le ultime piccole stupidaggini. Ok. Hai un po' di torciche? No. Torcettine?
Torcine, forcine carine? No, ho sbagliato torcic, pienamente torcic. I calcoli. Mi dai un attimo due stick, per favore, in modo due da non... bastoni? Sì, due me ne servono. E ti do 31. No, due ne voglio. Oh, grazie. Che noioso. Anzi, dammi 31, vai. Vai. Tu puoi sempre non c'è bisogno di fare una cosa del genere. Mamma mia, preoccupante. Allora, dovrebbe essere meno diamanti di quelli che c'erano prima, è normale. Cioè, abbiamo un secchio di pipì di stifiche. No, che schifo. Speravo che fosse finita quella brodaglia che cerchi di propinarmi ogni sera come come tisana nella spaccio per camomilla. Che schifo. Sei veramente una cosa. Bene, bene. Allora, idea che siamo più o meno pronti. Ho perché preso abbiamo un secchio di stupidità qui fuori nel mio pozzo. Bene, direi che abbiamo un sacco di oggettini carini. Allora, io ho preso una spada, un piccone, un'ascia e una pala e un secchio d'acqua e del pane. Ti do qualche torcia. No, non voglio niente, grazie. No, non compro nulla. Qualche torcia. Non compro niente, grazie. Un'enciclopedia? No, grazie, ce l'ho già, non è vero, ma siamo qui. Bene, allora, quindi partiamo per andare in miniera. E una di queste volte... Io porterò 19 panini, basteranno. Io ce ne ho 22. Quindi vediamo un po' come va a finire. Direi che, dato che fosse un'indagine data un pochino più lunga del previsto, appena. La chiudiamo qui e ci vediamo tra pochissimo mentre scenderemo in miniera e forse sperando di trovarla ad andare non solo nella solita miniera ma ad andare presto in montagna, perché vogliamo trovare degli smeraldi. Diamanti, ah già, diamanti ce l'abbiamo ancora e ancora ne voglio, voglio farmi sul Collier de Cartier. A tra poco e alla prossima, grazie di essere stati con noi. Ciao!